In questa video lezione andremo a vedere quali sono le origini della lingua italiana, come è nata questa lingua e come via via è riuscita a affermarsi, quindi dalla sua nascita fino al 200 circa. Contestualizziamo prima brevemente il periodo storico. Iniziamo a parlare della nascita del cambiare della lingua dall'alto medioevo, cioè nel periodo che riguarda la caduta dell'impero romano, dopo la caduta dell'impero romano, quindi 476, caduta dell'impero romano d'Occidente. Dopo questo periodo, quindi, c'è un forte momento di decadenza economica e sociale. La popolazione tendenzialmente diminuisce, la vita diventa più insicura e alla società che si stava urbanizzando sotto l'impero si sostituisce una società che invece si crea intorno alle corti, quindi intorno alla fonte di sicurezza che sono i castelli, i signori che li governano, eccetera. Inizia a nascere non a nascere, ma a svilupparsi la Chiesa di Roma e si crea questo fenomeno fondamentale del monachesimo che viene importato in Occidente da San Benedetto da Norcia. Il centro della vita monastica è il monastero, che spesso sorge in luoghi isolati e diventa un meccanismo autosufficiente. I monasteri sono in grado di produrre quello che serve alla vita dei monaci e in più lavorano per la cultura. Una figura fondamentale di questi secoli è ovviamente Carlo Magno, che crea il sistema feudale. Nell'Ottocento diventa l'imperatore del Sacro Romano Impero, quindi la rifondazione in qualche misura, in realtà molto diversa rispetto a quanto era l'origine dell'impero d'Occidente, ma comunque l'idea che questa tradizione non è andata persa. Carlo Magno crea quello che appunto è il sistema feudale, quindi la divisione e l'organizzazione dell'impero attraverso vincoli di tipo vassallatico. Alla sua morte l'impero si disgrega, ma continua a esistere il sistema feudale che viene anzi riconosciuto e si afferma con il capitolare di Chierzy nell'877. I feudatari maggiori ottengono il riconoscimento ereditario dei loro feudi e inizia uno scontro nei secoli successivi tra impero e papato. È la lotta per le investiture. L'imperatore inizia ad eleggere come suoi feudatari vescovi che nomina lui stesso per poter avere appunto alla fine della loro vita il controllo del feudo, perché ritorna appunto nelle mani dell'imperatore, non avendo il vescovo erede. La lingua italiana, le lingue europee in generale, iniziano proprio a svilupparsi nel contesto storico che abbiamo visto. La lingua italiana, come altre lingue neolatine, appunto, deriva dal latino volgare. Questa lingua latina aveva di fatto due forme, una forma letteraria, o anche scritta, detta appunto latino letterario, che era usata dalle persone colte e di condizione elevata, che era usata nei testi scritti più importanti, nelle pratiche giuridiche, nei saggi, nei libri, eccetera, e una forma volgare o parlata, detta appunto latino volgare, in quanto parlata dal popolo, il volgo, per questo si chiama latino volgare. Oggi la parola volgare ha preso invece una sfumatura più negativa che non riguarda invece la lingua in questo stadio del nostro studio. Questa lingua italiana si forma lentamente,
partendo appunto dal latino volgare, dalla mescolanza tra il latino volgare e le lingue delle popolazioni che abitano le varie parti della penisola, più in generale le varie parti d'Europa, e le nuove popolazioni barbare che arrivano dopo la caduta dell'impero romano. E quindi i vari tipi di latino volgare che erano presenti nelle varie zone europee continuano a cambiare e iniziano a nascere quelle che si chiamano lingue neolatine, cioè nuove lingue latine, o romanze, perché parlate nei territori dell'antica Roma. Sono ad esempio l'italiano, il francese, il provenzale, lo spagnolo, il catalano, il portoghese, il romeno, il ladino, che ancora oggi è parlato in alcune vallate della Svizzera, dell'Alto Adige e del Friuli. In Italia si creano vari dialetti che prendono il nome appunto di volgari, cioè nel significato appunto di lingue utilizzate dal popolo, abbiamo visto. La lingua italiana, quella che poi diventerà la lingua italiana, sarà il toscano, sarà in particolare il fiorentino. Ancora oggi la nostra lingua, nella sua struttura di base, quindi lessicale, morfologica e sintattica, è toscana come impostazione, anzi ancora più specificatamente in molti aspetti proprio fiorentina. Due sono i più importanti documenti pervenuti fino a noi che ci testimoniano la nascita e lo sviluppo dell'italiano, del volgare italiano: il l'Indovinello Veronese e il Placito Capuano. Andiamoli a vedere insieme. Dal IX secolo d.C. iniziamo ad avere testimonianza scritta di una lingua italiana, cioè di una lingua, meglio, siamo più precisi, che non è più la lingua latina. Il primo documento, il documento più antico, è l'Indovinello Veronese, conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona, che è risalente al periodo tra l'VIII e il IX secolo. È appunto un indovinello che dice se pareba boves alba pratalia araba, albo versorio teneba, negro semen seminaba. Come vedete appunto dalla traduzione, è una lingua ancora che molto lontana dall'italiano di oggi, è un indovinello che appunto ci spiega, teneva davanti a sei buoi, quindi sono le dita, arava, bianchi prati. I prati bianchi è la carta ed un bianco aratro teneva, questa è la penna, e seminava nero seme, cioè l'inchiostro. È appunto un indovinello che fa riferimento alla scrittura. Interessante vedere come questi verbi, pareba, araba, teneba, seminaba, sono collegati come tipologia ai verbi latini come origine, ma sono andata sparendo la declinazione latina. La lingua sta cambiando. Il primo documento in cui però appare in maniera chiara la separazione tra il volgare e il latino il documento più importante in questo senso è il Placito Capuano del 960. È una sentenza giudiziaria. Placito significa appunto sentenza nel linguaggio giuridico dell'epoca. E riguarda una contesa per il possesso di alcune terre tra il monastero di Monte Cassino e un certo Rodelgrimo di Aquino. Il giudice, nel redigere il verbale, in latino, tutti i documenti verranno ufficiali verranno redatti in latino ancora per secoli, deve però riportare la testimonianza di un uomo. Quest'uomo ormai è un uomo del volgo, è un uomo del popolo, non conosce il latino, non lo comprende, e
deve riportare quindi la testimonianza diretta, quella che l'uomo ha reso. E questa testimonianza è quindi in volgare, è la testimonianza, è la lingua parlata da questo testimone. Sao che le terre, perché li fini che chi contene 30 anni le possette parte santi benedetti. È un'informazione, un documento fondamentale perché ci dice appunto come la popolazione ormai non fosse più in grado di comunicare con il latino. Ormai la popolazione usa un'altra lingua e essendo una carta giuridica, questo giudice deve mettere, tra virgolette, la testimonianza in volgare, dell'uomo, del popolano, chiamato appunto a dare la sua idea per dirimere la questione del possesso delle terre. Il periodo storico che va dall'anno 1000 al 1492, ricordiamoci sempre le date sono prese in maniera indicativa, non dobbiamo pensare esattamente l'anno 1000, esattamente l'anno 1492, ma come periodo generico storico, questo periodo di quasi 500 anni vede una generale ripresa economica in Europa. Una ripresa economica che avrà un aumento della popolazione, uno sviluppo dell'agricoltura e un impulso dato appunto a questa dalle nuove tecniche agricole, l'invenzione di nuovi strumenti. È un periodo però che non ha costante, che non è costante da questo punto di vista, parliamo comunque di un arco di 500 anni. Nel mezzo ci troveremo la grave, quella che viene chiamata appunto crisi del 300. E un altro elemento fondamentale è lo sviluppo della borghesia e quindi l'idea che ci sia l'idea, no? Lo sviluppo vero e proprio di una nuova classe, sociale che appunto guadagna, dal lavoro e da alcuni tipi di lavori che si creano proprio allargandosi le comunità con lo sviluppo delle città e si organizzano appunto le corporazioni o le arti dei mestieri che legano insieme, ad esempio, produttori di lana, di stoffe, mercanti, eccetera. E iniziano a nascere, delle istituzioni fondamentali che saranno veramente centrali per il futuro, che sono le università. Nel 1088 nasce la prima università del mondo, che è l'Università di Bologna. Dal punto di vista politico, lo scontro, il tema centrale per secoli sarà quello il dibattito tra impero e papato, lo scontro tra i ghibellini, sostenitori dell'imperatore, e i guelfi, sostenitori del papa. Uno scontro che insanguinerà tutta l'Europa, ci saranno appunto battaglie, guerre nel nome di queste due ideologie. Chi pensa che a guidare il mondo la figura più importante sia sostanzialmente il papa, e chi invece crede che la figura più importante sia l'imperatore. Ci sarà uno scontro che riguarderà anche poi il rapporto tra i comuni e l'imperatore. Nel 1183, con la pace di Costanza, ci sarà una prima lunga interruzione nello scontro tra i comuni del Nord Italia e l'imperatore Federico I Barbarossa. Uno scontro che però verrà ripreso dal figlio Federico II di Svevia, che tenterà di nuovo di sottomettere i comuni, non riuscendo. Un altro elemento fondamentale è la presenza della Chiesa, un nuovo rinnovamento della Chiesa. L'anno 1000, gli anni successivi all'anno 1000 vedono la nascita di movimenti millenaristici, cioè movimenti che credono,
che la fine del mondo sia vicina e che verranno poi dopo colpiti dalla Chiesa e tacciati di eresia. Queste eresie però non tutte verranno appunto individuate come tali, alcune verranno inglobate nella Chiesa, basta appunto pensare all'ordine dei francescani e all'ordine dei domenicani che verranno invece riconosciuti dal papato. Dal punto di vista linguistico, la lingua ancora internazionale, la lingua degli affari, la lingua, diciamo, della cultura, la vera lingua dello scritto rimane il latino. In latino si scrivono ancora i documenti ufficiali. Ma inizia a svilupparsi il volgare per scopi pratici, lettere, documenti meno importanti, traduzioni, registri di spese, documenti legati al commercio, eccetera. Ci sono, alla base di questo sviluppo del volgare, le migliorate ovviamente condizioni economiche e politiche dell'Italia, la classe mercantile in generale, la classe legata al commercio, ha bisogno di utilizzare una lingua che conosca più facilmente ed è appunto il volgare. Iniziano anche a comparire, da ultimo, scritti e opere letterarie in volgare. Questo è proprio il percorso di affermazione della lingua. Quando si arriva alla parte artistica è il momento in cui la lingua di fatto si afferma. Il percorso ancora non è giunto a compimento perché si manifestano diverse forme di volgare. Ci sono scritti letterari in volgare, ma con diverse caratteristiche, praticamente volgari diversi legati alle diverse zone d'Italia. Non c'è ancora, si affermerà soltanto successivamente, lo vedremo, una lingua italiana riconosciuta superiore agli altri dal punto di vista culturale. In questo momento le diverse aree geografiche italiane stanno contribuendo, ognuna per proprio conto, con i propri mezzi, al crearsi di una lingua italiana. Sono appunto le lingue diverse del nord, del centro e del sud Italia. Le prime opere in questo senso sono opere di carattere religioso, le lodi del Signore, della Vergine, dei Santi, lodi che esortano all'obbedienza, che parlano appunto dei sentimenti legati alla religione. Dal punto di vista politico abbiamo visto come il papato sia in questo periodo storico occupato nella lotta contro l'impero e quindi si sta in qualche modo allontanando dal popolo, dalla gente comune che vuole, che cerca un nuovo rapporto con la religione e a questo punto lo trova nel rinnovato spirito religioso di cui sono simbolo, abbiamo visto, i domenicani e i francescani. In questo contesto, appunto, si inserisce sicuramente l'opera di rinnovamento morale di San Francesco d'Assisi, che fonda la sua regola sulla povertà, sull'amore, sulla fraternità e sull'umiltà. La vita di San Francesco si sviluppa all'inizio nella città di Assisi, dove nasce intorno al 1182. Nasce all'interno di una famiglia borghese ricca, il padre è un ricco mercante, Pietro Bernardone. La sua giovinezza è spensierata ed è dedicata molto ai divertimenti, ma poi decide di cambiare vita e di dedicarsi alla preghiera e alla penitenza. È un cambio drammatico. Le cronache raccontano appunto di come Francesco in piazza si sia spogliato di tutti i suoi averi e abbia iniziato questa vita di povertà. L'ordine che crea inizia appunto da solo a compiere questo percorso di povertà e
altri giovani iniziano a legarsi a lui e finisce per creare un ordine, l'ordine francescano dei frati minori, che ha come regola fondamentale la povertà. Nel 1219 si reca in Oriente, ma non riesce a diffondere la religione cristiana come sperava. Torna in Italia, si trasferisce, in montagna, in Toscana, conduce una vita di preghiera e di penitenza e riceve le stimmate, cioè i segni del patimento di Gesù sulla croce, in particolare appunto i buchi, nelle mani, nei piedi e nel costato, quelli appunto subiti da Gesù Cristo, durante la crocifissione, e muore ad Assisi nel 1226. Nel 1228 viene, proclamato santo e dal 1939 è considerato patrono dell'Italia. L'ordine religioso che crea è fondamentale per lo sviluppo, dell'aspetto appunto religioso in Italia. L'ordine che poi dopo si dividerà tra spirituali e conventuali, quindi tra chi seguirà maggiormente l'idea di Francesco dell'assoluta povertà, quindi gli spirituali, e chi invece penserà a creare dei conventi dove possano vivere i frati, i conventuali. Il Cantico di Frate Sole è l'opera che vediamo di San Francesco. Ed è giunta, appunto, è giunta a noi con il titolo di Laudes Creaturum, Creaturarum, scusate, le lodi delle creature. È una laude, un tipico genere appunto di lode che si fa al Signore, in volgare umbro. Il santo, San Francesco, invita a lodare il Signore per tutte le opere da lui create, siano esse belle o brutte, e le chiama tutte fratello o sorella. Il sole, la luna, le stelle, il vento, l'aria, l'acqua, la terra, ma anche il fuoco, il dolore, la morte. Il cantico ha una profonda spiritualità e dal punto di vista letterario è molto interessante la mescolanza che abbiamo nel lessico. Ci sono parole che presentano ancora una sorta di scrittura latina. Ad esempio, con la presenza di suoni come la T, T, I, O, che poi dopo diventerà una Z, e nella lingua italiana, questo residuo quindi del latino, ma già una struttura della frase, una struttura sintattica che è già nuova, che non è più quella del latino, ma che è quella che sarà proprio dell'italiano. Il primo importante movimento letterario in Italia è all'inizio del 1200 e nasce in Sicilia. La Sicilia è in quel momento la parte del territorio italiano più propensa a poter ospitare una nuova ondata culturale. Perché? Perché c'è la corte di Federico II di Svevia, la corte di Federico II di Svevia che attrae a sé, Federico II, grandissimo sovrano, grandissimo uomo di cultura, attrae a sé poeti, artisti e anche una serie di uomini di cultura di vario genere, notai, giuristi. Lo stesso Federico II era appunto un abile sovrano, abbiamo detto, ma anche un letterato, anche un conoscitore delle leggi, eccetera. La corte palermitana, in particolare, vede un grande fiorire tra il 1230 e il 1250. L'espressione scuola siciliana viene usata per la prima volta da Dante nel De vulgari eloquentia, cioè nel suo trattato in latino, dove parla del volgare, della diffusione del volgare non soltanto in Italia, ma anche in Europa. La scuola siciliana vede tra i suoi grandi rappresentanti alcuni nomi fondamentali che sono Jacopo da Lentini, Pier delle Vigne, Guido delle Colonne, Rinaldo d'Aquino, solo per farne alcuni. È un tipo di poesia che prende spunto dai trovatori provenzali. I trovatori sono i poeti provenzali, quindi del sud
della Francia. Trovatore viene da trobar, che in provenzale appunto significa poetare. L'ispirazione viene quindi da poeti francesi che compongono poesie d'amore. Poesie d'amore che hanno come centro il rapporto tra il poeta e la donna, un rapporto di dedizione totale alla donna amata, un rapporto che viene spesso paragonato a quello del vassallo con il suo signore, cioè un rapporto di fedeltà totale. L'uomo è al servizio completo della donna. E questo rapporto è il centro di tutta la poesia. Non ci sono temi politici, temi morali. Il fulcro centrale della poesia amorosa, in particolare, quello che interessa è come si sviluppa l'amore, attraverso quali tappe l'uomo si innamora, come la donna riesce ad attrarre l'uomo a farlo innamorare. È questa la caratteristica tipica della poesia della scuola siciliana. E proprio perché al centro c'è questo aspetto, i siciliani lavorano molto sulla raffinatezza formale. Partono dal dialetto siciliano, che però ha dei suoni piuttosto aspri, piuttosto duri, e lo addolciscono, creano un siciliano letterario con una grande scelta dei termini, una grande cura nella scelta delle immagini e delle parole. È un momento in cui la lingua siciliana arriva per prima, possiamo dire quasi in ordine cronologico, a dignità letteraria. E questa appunto caratteristica è data dalla scelta anche di nuove forme strofiche come la ballata, le canzoni, il sonetto, lo vedremo fra poco. Si usano metri qualitativi, non più quantitativi derivati dalla scuola, dal latino, okay, basati sulla lunghezza delle vocali, ma sul ritmo del verso, sull'alternanza tra le sillabe accentate e le sillabe atone, quelle prive di accento. E ribadiamolo, la prevalenza totale del tema d'amore, dell'amore cortese, della donna come ogni fonte di bene, della donna che deve essere servita dall'uomo, e in cambio questa donna dà il suo amore, dal suo sguardo, dal il suo cuore. Si ritiene che il sonetto sia stato inventato da Jacopo da Lentini, che abbia proprio creato questa forma poetica, così chiamata dalla parola suono, in quanto in origine, come molti pezzi poetici, come molte tipologie di poesia, aveva un accompagnamento musicale. Il sonetto è composto da 14 endecasillabi, 14 versi endecasillabi suddivisi in quattro strofe, due quartine e due terzine. Le due quartine sono piuttosto rigide. La rima può essere o alternata, A-B-A-B, oppure incrociata o abbracciata, A-B-B-A-A-B-B-A. La rima delle terzine invece è più varia. I due esempi forse più classici sono CDE, CDE, ma ci sono anche CDE e DC, CDC, DCD. La varietà nelle terzine è molto 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 più ampia. Il sonetto, per le sue caratteristiche di sostanziale brevità, è stato sempre utilizzato per esprimere sentimenti e stati d'animo, l'amore, la gioia, la malinconia, la passione, eccetera, o riflessioni sulla vita. È un genere che ha avuto moltissima fortuna, è un genere che è stato praticato ancora fino appunto ai giorni nostri. Ancora nel Novecento, ancora Montale scriverà sonetti, pur lavorando magari sulla forma, pur rompendo in qualche modo la perfetta costruzione in endecasillabi, pur rompendo magari in alcuni momenti la lunghezza dei versi, ma è
appunto, ribadiamolo, un genere che ha avuto una fortuna costante sostanzialmente lungo i secoli. Amor è un desio che ven da core. Questa è la poesia che vediamo di Jacopo D'Alentini. È un sonetto sulla natura dell'amore, un tema tipico della scuola siciliana. Un sonetto in cui Jacopo D'Alentini affronta il tema della nascita e dello sviluppo della natura dell'innamoramento. L'amore, secondo questo sonetto, ha bisogno per nascere dell'aspetto fisico, nasce appunto dal fisico, dal corpo e in particolare dalla vista, dagli occhi, vedere l'innamorato, vedere gli occhi dell'innamorato. Ci si innamora quindi, secondo Jacopo, di un oggetto che è la donna, perché questo ha colpito i nostri occhi, ha colpito la nostra vista per la sua grazia, la sua bellezza. E soltanto in un secondo momento, soltanto dopo aver percepito questa bellezza, avviene il passaggio al cuore, il passaggio dagli occhi, dall'esperienza visiva, al cuore, all'interiorizzazione del sentimento. Quindi l'amore, che è un desiderio che nasce e viene sviluppato dal cuore, in realtà, secondo Jacopo, viene acceso dagli occhi. È quindi qualcosa che parte molto dall'aspetto fisico e successivamente passa all'aspetto sentimentale. Il dolce stil novo, così appunto, o stil novo semplicemente, così appunto lo conosciamo oggi come studiando nella letteratura, è un genere poetico che si è sviluppato nella seconda metà del 200 e che segna appunto l'inizio di un nuovo stile poetico. Si caratterizza per le novità introdotte dal punto di vista sia ideologico che tematico che stilistico e lascerà un'impronta fortissima nella letteratura italiana anche per i secoli a venire, dando un'immagine della poesia, un'immagine dell'amore, del rapporto tra l'uomo e la donna che segnerà la letteratura. È a Bologna che nasce questo nuovo genere. Bologna entra in contatto con la poesia siciliana, con la poesia della scuola siciliana. Ma inizia appunto a voler a desiderare l'ambiente culturale bolognese, inizia a voler desiderare il superamento di questa poesia. Circolano i canzonieri siciliani, ma la cultura a Bologna vuole provare a cimentarsi con un nuovo modo di scrivere, con la lirica amorosa in volgare, partendo sì dall'esperienza siciliana, ma andando oltre. Guido Guinizelli è il poeta considerato l'iniziatore dello stil novo, come attesta Dante stesso nella Divina Commedia, in quanto Guinizelli appunto parte dall'esperienza della scuola siciliana, ma va oltre, come abbiamo detto, e arriva a formulare come idea l'identità tra l'amore e il cuor gentile, gentile in senso di nobile. Quindi soltanto chi ha un cuore nobile può percepire il vero, l'autentico sentimento d'amore. E la poesia, quella possiamo considerare manifesto dello stil novo, è al cor gentil rempaira sempre amore, cioè al cuore gentile, al cuore nobile, ritorna sempre l'amore, l'amore legato indissolubilmente al cuore nobile, nobile in senso molto lato, molto idealizzato. Guinizelli propone anche il motivo dell'amore come sofferenza, l'impossibilità di creare un rapporto
con la donna. L'amore come qualcosa di idealizzato, come un rapporto in cui il poeta deve lodare la sua donna esaltandola come una creatura angelica, come una creatura in grado di portare effetti benefici all'uomo, che deve quindi lodarla, amarla, cantarla, ma che difficilmente potrà amarla nel senso fisico e carnale del termine. Questo è molto diverso da quello che invece celebravano i poeti della scuola siciliana. Il dolce stil novo si sviluppa anche, continua a crescere, anzi raggiunge il suo punto poi massimo a Firenze. Ed è questo lo stil novo, il movimento destinato a cambiare per sempre la letteratura italiana, è dallo stil novo che prende le mosse Dante, che poi scriverà l'opera cardine della lingua italiana, la Divina Commedia. Dante e Guido Cavalcanti sono i due grandi esponenti di questo movimento. Si tratta all'inizio di un'esperienza quasi d'avanguardia che era riservata a pochissimi poeti, a pochissimi scrittori che cercavano appunto di iniziare un nuovo tipo di poesia, un tipo di poesia che appunto aveva come centro l'amore spirituale e non l'amore fisico, la donna angelicata, quindi la donna descritta come un angelo, la cui caratteristica fondamentale è quella di avvicinare in qualche misura l'uomo a Dio, quindi di far trascendere all'uomo la dimensione terrena. L'uomo, grazie quindi alla donna, non è più legato soltanto alle passioni carnali, ma riesce a elevare il suo spirito, e quindi questa donna angelo è una sorta di ponte tra l'uomo e Dio. Temi che poi ritroveremo anche nella figura di Beatrice all'interno della Divina Commedia. E dal punto di vista linguistico, si lavora su un tipo di lingua molto più dolce, si abbandonano quei suoni aspri, duri, che comunque, nonostante il lavoro dei poeti siciliani, erano comunque rimasti all'interno della scuola poetica siciliana. Guido Guinizelli è considerato l'iniziatore del dolce stil novo. Le notizie che abbiamo su di lui sono minime, sappiamo che appunto dovrebbe essere nato a Bologna tra il 1230 e il 1240 da una nobile famiglia. Svolse un'intensa attività politica, schierandosi al fianco del partito dei Ghibellini, quindi sostenitori dell'imperatore, contro i Guelfi, che erano sostenitori del Papa. Fu cacciato da Bologna per le sue idee politiche e si rifugiò a Monselice, vicino a Padova. Le sue rime, quello che ci resta, sono appunto l'esempio, il primo esempio di quello che chiamiamo, che Dante, chiamiamo ereditando il nome da Dante, dolce stil nuovo. Vediamo, io voglio del ver la mia donna lodare. È un sonetto, quindi composto da due quartine e due terzine, con rima alternata nelle quartine e ripetuta nelle terzine, quindi A, B, A, B, A, B, A, B e C, D, E, C, D, E, nelle terzine appunto C, D, E, C, D, E, e in questo sonetto il poeta parla della sua donna, una donna di straordinaria bellezza, una donna ricca di qualità morali, così tanto, una donna appunto già diversa rispetto alla donna fisica che abbiamo visto nella scuola siciliana, ma una donna che è appunto esempio di alta moralità, una moralità tale che viene in qualche modo trasmessa anche semplicemente a chi la guarda,
osservandola. La donna è quindi, per Guinizelli, una donna angelicata, una donna in grado di creare un ponte tra l'uomo e Dio e l'aldilà, una donna che porta salvezza, che porta bene, che porta pace a chiunque la contempli e il cui saluto è come una sorta di benedizione. È la stessa tematica che vedremo adesso in una famosissima poesia di Dante Alighieri. Tanto gentile e tanto onesta pare è un sonetto di Dante Alighieri. Apriamo subito una piccola nota: come molti di voi già sapranno, per secoli le poesie non hanno avuto un titolo, ma il titolo era il primo verso. Questa è una tradizione che da un certo punto di vista non si è mai interrotta, perché ancora poeti del Novecento non danno più il titolo. Pensiamo ad esempio a Montale, non dà più il titolo alle sue poesie, ma il titolo viene dal primo verso della poesia. Quindi Tanto gentile e tanto onesta pare è questo sonetto che si trova nella Vita Nuova, un'opera mista di prosa e di poesia, all'interno della quale Dante parla del suo amore per Beatrice, questa ragazza incontrata all'età di 9 anni, poi di nuovo rincontrata nuovamente a 18 e che fa innamorare il poeta. Beatrice poi muore prematuramente a 24 anni e viene raffigurata come una donna angelo, come la donna che con il suo saluto irradia una luce, una bellezza che colpiscono, che quasi annientano Dante e che lo fanno innamorare perdutamente. Secondo appunto l'idea del dolce stil novo che abbiamo visto, la donna diventa una donna angelo, diventa un modello di perfezione morale che conduce l'uomo a Dio. E in questo sonetto Dante proprio sottolinea questo aspetto del fatto che del potere della donna, il solo saluto della donna ha il solo guardare, il solo sguardo della donna ha un potere quasi potremmo dire salvifico, cioè in grado di salvare il poeta, di salvare l'amato dal peccato. Anticipiamo quello che poi Dante scriverà nella Divina Commedia. Ed è una donna così bella che la sua bellezza dà gioia al cuore ed è proprio un'idealizzazione totale quella che propone Dante. In Toscana, negli stessi anni, proprio nello stesso giro di anni in cui si sviluppa lo stil novo, si crea anche una tipologia di poesia che in qualche modo va in opposizione allo stil novismo. Si tratta di quella che chiamiamo oggi la poesia comico-realista. Poesia comico-realista o comico-realistica o burlesca. Questi sono i nomi con cui sono conosciuti questo insieme di autori e di componimenti che si staccano profondamente dallo stil novismo. I temi di questa poesia sono l'amore appassionato, inteso proprio da un punto di vista fisico, la rappresentazione della donna come creatura terrena, in completa opposizione alla creatura angelicata dello stil novismo, una donna proprio fisica nei suoi aspetti, nelle sue caratteristiche, un'esaltazione dei beni mondani, cioè del bel vivere, del vino, del piacere, del divertimento, un'esaltazione anche dei divertimenti all'eccesso, quindi il gioco d'azzardo, i bordelli, ok? Un generale lamento contro quanto nella vita è ritenuto negativo, quindi il lamento contro la fatica del lavoro, piuttosto che la critica politica, la critica alla società, la critica al modo di vivere
della nuova borghesia che si sta formando in quegli anni. I poeti comico-realisti sono una categoria che per anni è stata difficile in qualche modo da individuare, nel senso che sono stati certo individuati i principali esponenti, tra cui Rustico Filippi, Cecco Angiolieri, Folgore da San Gimignano, eccetera. Ma questi esponenti sono stati per lungo tempo considerati provenienti dal popolo, in quanto all'inizio questo tipo di poesia si era andata affiancando a quelle che erano le manifestazioni comiche dei giullari di piazza, che poi sono stati accompagnati da questi poeti che recitavano queste parodie, queste satire, e che avevano appunto intenti polemici nei confronti dei signori locali piuttosto che dei nobili, dei borghesi e quant'altro. E proprio per l'uso anche della lingua, che è un uso che presenta termini del gergo popolare e dialettale, una lingua più vicina al parlato di quanto non sia invece lo stilnobo, che è molto più vicino a una sorta di lingua colta, lingua ideale, si è pensato appunto che questi fossero poeti provenienti dal popolo. In realtà si è scoperto che sono poeti di professione, che usavano la loro abilità per scrivere con una lingua a carattere popolare, ma erano anche autori di poesie più legate alla tradizione. Cecco Angiolieri è uno degli esponenti più interessanti di questo tipo di poesia. Ha creato l'immagine attraverso le sue rime, quelle che ci sono restate, 129 sonetti, un'immagine appunto di poeta, quello che più tardi verrà chiamato poeta maledetto, cioè l'immagine di quel poeta che è perso nei vizi, perso nella depravazione, che viene fuggito dalle persone per bene che rifiutano la sua compagnia. In realtà, Cecco non era così. Gli studi storico-letterari compiuti dimostrano che era un atteggiamento puramente letterario. Aveva creato un'immagine poetica di se stessa, un'immagine basata appunto sull'esagerazione, sui toni volutamente portati all'eccesso nell'intento appunto di scandalizzare soprattutto la piccola borghesia. Se io fossi fuoco io arderei il mondo, è uno dei sonetti forse il più famoso, reso in musica tra l'altro anche da Fabrizio De André. In questo sonetto Cecco rovescia in modo parodistico in un genere che si usava nella poesia provenzale, quindi nella poesia del sud della Francia, che si chiamava il plaisir, cioè era un componimento in cui si enumeravano, si elencavano delle cose che davano piacere al poeta. Invece qui Cecco elenca cose e persone che egli vorrebbe veder sparire, anzi di più vorrebbe egli stesso uccidere e distruggere. Il tono violento, molto forte all'inizio, in cui appunto dichiara che vorrebbe distruggere il mondo se fosse qualsiasi elemento naturale abbastanza potente da poter creare danno, arriva in fondo, appunto la poesia in fondo si trasforma in qualcosa di più comico, proprio perché il pensiero finale è rivolto alle donne, in particolare alle belle donne che Cecco vorrebbe prendere per sé e lasciare invece le donne più brutte agli altri. Abbiamo quindi visto la scuola siciliana, il dolce stilnovo e la poesia comico-realistica. Vediamo ora quali sono le differenze in sintesi tra queste tre, diciamo, correnti letterarie. Partiamo prima di tutto dall'idea della donna e della bellezza.
Per la scuola siciliana abbiamo visto la bellezza è qualcosa di fisico, ma molto collegato, diciamo, allo spirito della donna. È una bellezza che dagli occhi arriva al cuore e gli occhi rappresentano uno dei punti chiave, cardine dell'idea di bellezza. Nel Dolce Stil Novo, invece, la donna, la bellezza corporea della donna non conta. La donna è rappresentata come un angelo, appunto definita una donna angelicata. Quello che conta è l'effetto che la donna ha sull'uomo, sul poeta. Nella poesia comico-realistica, invece, viene rappresentata, viene descritta la donna in quanto appunto creatura fisica, corporea e quindi proprio con la bellezza più fisica e più materiale. Anche il rapporto tra il poeta e la donna è molto diverso. Nella scuola siciliana abbiamo visto come si usi il rapporto tra signore e vassallo. La donna che concede come un signore, un sovrano, concede al suo vassallo, concede i suoi favori al suo vassallo, così la donna concede i suoi favori al poeta che in cambio la serve. Vive appunto in sua funzione sostanzialmente. Nel Dolce Stil Novo, invece, quello che conta è come la donna possa sollevare in qualche modo l'animo del poeta, anzi, sollevarlo per portarlo, diciamo, proprio verso Dio. Dante sarà il massimo esponente di questa visione, con diciamo, l'evoluzione della figura di Beatrice nella Divina Commedia, ma comunque è fondamentale l'aspetto dell'animo del poeta, che deve essere un animo cortese, nobile. L'amore è un sentimento che possono provare solo le persone che sono nobili d'animo. Per la poesia comico-realistica, invece, quello che conta è la vita mondana, quindi i piaceri legati appunto al rapporto anche fisico e sensuale con la donna. E proprio l'amore è l'ultimo punto molto diverso. La scuola siciliana promuove un amor cortese, una celebrazione della donna amata, della perfezione della donna amata. Invece il Dolce Stil Novo si concentra su un amore di tipo spirituale, potremmo quasi dire ideale, un amore che migliora l'uomo, in quanto appunto ne migliora le caratteristiche dal punto di vista proprio spirituale e religioso. E invece per la poesia comico-realistica quello che conta appunto è proprio l'amore fisico e sono presenti anche dei temi, delle situazioni che fanno riferimento alla società contemporanea e che in qualche modo la criticano. Nel corso del 200, dal punto di vista della nuova lingua, cioè del volgare italiano, sicuramente un punto di maggior prestigio lo ha la poesia. La poesia è quella che il tipo di componimento che veicola questa nuova lingua, per diversi motivi. Innanzitutto, la poesia è qualcosa di scritto dalle persone colte, persone che conoscono anche quantomeno il latino e il francese, che sono le due lingue principali del periodo, e che vogliono appunto mostrare le loro abilità, le loro capacità, la loro abilità nello scrivere versi, che sono ritenuti una forma molto più artistica rispetto alla prosa. E la poesia è inoltre favorita anche dal fatto di essere, diciamo, trasmessa attraverso le canzoni, cioè queste poesie, vengono musicate in molti casi e quindi è più facile la loro diffusione, la loro memorizzazione, anche per chi non le ha scritte, che appunto chi le cantava semplicemente avendole mandate a memoria. Invece per la prosa è diverso, perché la prosa non si può mandare a memoria e solo più tardi si diffonde maggiormente, diciamo, la lettura in volgare,
in quanto appunto dal punto di vista pratico all'inizio c'è soprattutto la predominanza del latino per quanto concerne i documenti e tutto quanto è necessario praticamente nella vita di tutti i giorni. Soltanto quando poi si affermeranno in maniera diciamo definitiva i comuni e la borghesia, quindi dopo la morte di Federico II di Svevia e l'emergere della nuova classe borghese, quindi dei nuovi commercianti, mercanti, banchieri, notai, avvocati, ma anche artigiani, eccetera, si inizierà a scrivere soprattutto in volgare e questa diventerà via via gradualmente la lingua principale. Lingua principale che andrà a sostituire anche nelle produzioni non strettamente utilitaristiche il francese. Sostituirà, abbiamo appunto compreso il latino in molti documenti. E sostituirà appunto il francese, che invece era la lingua più, diciamo, dell'arte, quella in cui erano scritte appunto i racconti, pensiamo all'epica cavalleresca e quant'altro. Ovviamente sarà però nel 300 che esploderà il successo della lingua italiana in volgare in prosa, e in particolare sarà il volgare fiorentino. Segnaliamo qui due opere. Il Novellino, che è una raccolta, come ci suggerisce il nome, di novelle di un autore anonimo, o forse anche più autori, composta circa tra 1280 e 1300, e Il Milione di Marco Polo, che è il racconto appunto dei viaggi in Oriente di Marco Polo. Da notare che il Milione all'inizio viene diffuso e promosso in lingua francese e solo successivamente verrà proposto e tradotto in volgare italiano.